questo è il mio nuovo programma che si chiama Chitarra nella natura. Come potete vedere c'è una chitarra nella natura. Devo alzare la voce? Sì, devi alzare la voce. Okay. Sì, perché abbiamo dei problemi spia. Sì, grazie Carlo. Ho invitato Bananuel che ci aiuta sempre, diciamo lo Sturo, dai. Sturo, vuoi intervenire? Usate i preservativi! No, ma questo è il solito... Attenzione, Lorenzone! Paolillo Lorenzone! Mannaggia, era nello studio accanto, voleva intervenire. Vieni qua, abbiamo ospiti, un ospite esclusivo. Perché ce l'abbiamo solo noi, Bananuel TV, questo, che oggi non ha portato delle ricette, ma... Oggi niente. Ha portato la sua simpatia, la sua verve! La sua verve e il suo pisello che me lo sta puntando sulla coscia, ecco. Ma andiamo a raggiungere l'altro ospite della serata di Chitarra nella Natura. Abbiamo Sturo Vona. Allora, ciao Sturo. Vona, ciao. Giusto? Sì, Vona. Okay. Mi chiamavano Vona un tempo, però. Chiamavano John Bonham. Zelle Zeppe, sì, però. Sì. Che cosa... No, no, venga Lorenzone. Allora, su cosa dibattevate prima? Sul mio libro, perché lui non accetta la mia teoria di tagliamoci il pistazio. Sì, perché devo aggiungere, aggiungo perché è uscito il suo libro, quindi voleva screditare il libro Tagliamoci il topazio. Vabbè, sono due argomenti totalmente differenti, quindi non posso screditare un qualcosa. Beh, I segreti della panca piana lo trovo un libro quasi inutile, lo trovo inutile questo libro. Posso dire una cosa sola? Ecco. Allora, poi... I risultati di vendita però... Però le danno ragione, vero Lorenzo? Le danno ragione, certo. Che cosa ha da ridere quindi su questo libro che comunque rimane in cima alle classifiche? Togliamoci il topazio, è arrivato secondo. Dietro i segreti della panca piana. Però. Dietro i segreti della marmo di sogno. Come fai a restare così in forma? Molto tonno. E ti sei tagliato il topazio. E panca piana. Metà topazio. Si è tagliato metà topazio grazie al tuo libro, Sturo. Non lo vuole dire. Tonno e panca piana funziona sempre. E topazio. Abbiamo qualcos'altro da dire perché c'è la pubblicità. Abbiamo gli spot preparati da Attilio Scaramellone. No, lasciamo gli spot della foresta di Sherwood. Ok. Allora, noi con Bananuel TV ci vediamo domani sera. Mi raccomando, gesticolate come noi e rimanete bananati. Facciamo un saluto di Bananuel TV. Bananuel! Ciao!